Buonasera. La Gazzetta dello Sport, in fondo, signore con la mano alzata. Poi Napoli Magazine, questo signore qui sulla destra. Poi basta. Poi basta. Andiamo. Buonasera mister, sono veloce, ciao. Faccio perdere tempo e le chiedo qualcosa che magari non ho sentito che le sia stato chiesto in precedenza. Ha avuto la tentazione del 4-2-3-1, visto che la Roma era molto bassa, che poi è mancata, anche se Mertens ha fatto gol nell'area piccola, un po' di presenza, no? In area di rigore con tanti traversoni che sono arrivati, o il 4-2-3-1 sarebbe stato troppo e comunque le occasioni il Napoli le ha create ugualmente? Oh, 4-2-3, cioè, abbiamo giocato nella stessa maniera, cioè vuol dire Mertens e Milik insieme, ma sì, ci poteva stare, però significava togliere un centrocampista e credo che la chiave di lettura di questa partita è stato l'ottimo controllo che abbiamo avuto sul centrocampo. La posizione di Fabian Ruiz ha creato molto fastidio, dopo è vero che ma in area probabilmente si poteva essere di più dentro l'area, ma in area ci siamo stati tanto tempo, cioè abbiamo avuto tante opportunità anche se non abbiamo avuto, diciamo, giocatori di forte presenza. La Roma ci ha costretto un po' a giocare più per vie laterali utilizzando molto i cross, ma sui cross intanto abbiamo fatto un gol, su un altro cross abbiamo preso un palo, su un altro cross Insigne è arrivato col piede quando poteva arrivare con la testa, insomma sui cross alla fine le occasioni le abbiamo create, la partita l'abbiamo fatta come credo meglio non si poteva. Teniamo presente che la Roma, diciamo, è una candidata all'alta classifica e l'abbiamo costretta a fare una partita molto molto difensiva, come non si aspettavano probabilmente di fare. Vai. Una grande prestazione, probabilmente poteva finire anche con un margine di gol diverso, perché l'1-1 forse è un risultato bugiardo. Ti aspettavi qualcosa in più da Arkadiusz Milik, una rotazione che penso hai fatto per motivi anche legati agli sforzi che ci sono stati in Champions di notevole importanza? Hai sottolineato anche l'importanza di Fabian Ruiz, che è sicuramente un ragazzo che sta crescendo e sta dando delle certezze, però ecco, è un pareggio che può servire al Napoli per aumentare la propria autostima e consapevolezza della propria forza in vista anche di questa lotta? Il pareggio non aumenta l'autostima nostra, aumenta l'autostima la prestazione che è stata, come ho detto, ottima, e quello è quello che dobbiamo controllare, perché lo possiamo controllare, la prestazione si può controllare, l'atteggiamento si può controllare, il risultato non è controllabile. Per quello che abbiamo fatto vedere sul campo si meritava di vincere, ci saranno partite che non meriteremo di vincere e vinceremo, questa non è... Non è successo, ma come ho detto non mi aspettavo niente di più da nessuno. Tutti quelli, anche quelli che sono entrati, hanno fatto il loro come quelli che sono usciti. Milik per 60 minuti ha fatto il suo, era presente, non era facile perché la Roma ha difensori molto alti, però si è fatto trovare presente due o tre volte, una volta di testa è stato sfortunato. Niente di più da nessuno mi aspettavo, sono contento di quello che hanno fatto. Mertens è un giocatore che anche quando entra, oltretutto in questo momento è molto prolifico perché sta facendo gol tutte le partite, a differenza di altri, quando entra, essendo, diciamo, di costituzione agile, non ha difficoltà e dà un contributo molto importante. La Repubblica, Tina. Ciao, eccomi. Quindi sei più soddisfatto per la prestazione o più deluso per il risultato? Sono più soddisfatto per la prestazione, perché dopo una partita di Champions non è facile tenere questo ritmo, avevamo un giorno in meno di recupero rispetto alla Roma, la partita è stata giocata ad alta intensità, probabilmente l'inizio non è stato come volevamo, ma dopo tutto il resto abbiamo messo una forte pressione, giocato con qualità e alta intensità.
Diario As. Salve mister, volevo chiederle, Fabian dicevano l'anno scorso in Spagna che doveva migliorare un po' in cattiveria sotto porta, no? In apertura di gara ha fatto quel doppio dribbling straordinario, però ha ceduto il pallone. Se secondo lei in quell'occasione ha sbagliato, è una battuta sul Real Madrid, domani potrebbe essere ufficializzato Conte, se crede sia la scelta giusta, è un italiano dopo lei su quella panchina, magari le hanno chiesto anche qualcosa da Madrid. No, secondo me Fabian Ruiz ha fatto bene, perché aveva la palla sul destro, c'era Insigne libero, ha lasciato la palla Insigne, è stato altruista e ha fatto bene. E l'altra domanda? Real Madrid, ho un ottimo ricordo di quel periodo passato e auguro a Real Madrid le migliori fortune. Vai. Sì, buonasera mister. Mi rilascio a quello che diceva prima. In Champions il Napoli meritava di vincere sicuramente con il Paris Saint Germain, stasera meritava di vincere. Secondo lei è una coincidenza due partite di seguito così, oppure non c'è nulla di... Ma io penso che ha già risposto lei, se dice che meritavamo di vincere, ho detto dobbiamo controllare quello, io non posso, non sono un mago, non so... Ultima... Non so mai il risultato di una partita, quello che... immagino e penso di sapere è la prestazione della squadra. A volte questa squadra, soprattutto nella fase iniziale di questa stagione, c'era molta discontinuità, adesso c'è molta solidità, vedo molta solidità, la squadra gioca contro tutti, con coraggio, con personalità, ci sia la Roma, ci sia il Paris Saint Germain, cioè forse se volete... Forse si sottovaluta la prestazione, la Roma come squadra, è una squadra forte, con giocatori formidabili. Il fatto che l'abbiamo messa sotto ci dà molta soddisfazione. Magari se vincevi 2-1 con una prestazione sofferta, mediocre, saremmo stati meno contenti. A chiudere IEM Naples. Sì, mister, rimestando su questo discorso, non è la prima volta però che questa squadra porta a casa meno della grande mola di gioco che costruisce. Mi viene in mente Belgrado in questo momento. C'è un problema, c'è qualche difficoltà che si può migliorare o è semplicemente il caso e in altre occasioni ci saranno situazioni migliori? Dobbiamo insistere, è solo il caso di insistere e di tenere alta l'intensità, la concentrazione. E dopo i risultati, quando si meritano, alla fine, quando si tira la riga, i conti tornano. Grazie e buonanotte.